sogno? Se proprio dovessi dire il mio sogno, quello vero, direi giocare una Final Four. Sarebbe incredibile. Davanti a 20.000 persone, giocarsi la Champions League. Incredibile. Sarebbe veramente incredibile. Poi, se ci penso bene, penso anche che un sogno lo sto già vivendo. Lo sto già realizzando ogni giorno. Essere qua al Campus Italia vuol dire indossare la maglia azzurra. Vuol dire vivere un'esperienza unica. Giocheremo i prossimi europei. Gli europei. Se me lo avessero chiesto, non so, 2 anni fa, non l'avrei mai nemmeno immaginato. Sì, qui al campus stiamo già vivendo un sogno. E forse a volte fa anche un po' paura, perché sai di dover essere sempre all'altezza, sempre concentrato. Sai che a questa cosa stai dedicando giorni interi, allenamenti ogni giorno. Sai che questo vuol dire stare lontano da casa, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Però è un sogno, e io lo voglio vivere appieno. Lo voglio inseguire con tutto me stesso. E sono sicuro che questo valga per me e per tutti i miei compagni qui al Campus Italia. In fondo, se uno i propri sogni non li insegue, a cosa servono? Servono tante qualità per far parte del Campus Italia. Bisogna avere talento, questo è sicuro. Servono fame di vittoria, determinazione, ambizione e poi, forse più di tutto, bisogna essere dei sognatori. Per i ragazzi della squadra federale tutto nasce da qui, da un sogno, dal desiderio puro di prendersi la scena, di diventare i protagonisti di domani con la maglia azzurra. È dedicata proprio a questo, ai sogni, la nuova puntata della serie che racconta le emozioni, i pensieri, i giorni nella casa della pallamano di Chieti, dei talenti del Campus Italia. Quando gioco a pallamano, dentro di me ci sono tantissime emozioni. Quando mi hanno detto che ero uno fra i ragazzi selezionati per questo campus, ho pensato che fosse un'opportunità unica. La mia più grande paura all'inizio era di non essere all'altezza, ma poi ho capito che gli errori ti aiutano a crescere. Qua siamo in un ambiente adatto per far questo. All'inizio sicuramente è stato un po' più difficile trovare il proprio posto in squadra, però comunque essendo una famiglia a tutti gli effetti ho sempre avuto il sostegno sia dei compagni ma anche degli allenatori. Dopo l'infortunio sono stati molto duri perché vedevo i miei compagni allenarsi e io invece bloccato sugli spalti a guardarli. Poi pian piano sono tornato a fare sempre più cose e fino a che non è arrivato il giorno dove ho rimesso finalmente piede in campo anche per il primo allenamento e i primi tiri, dove mi risentivo di nuovo un giocatore e non più un turista. Quando penso alla pallamano mi vengono in mente tante cose, ma soprattutto le prime volte che entravo in palestra, quindi i miei inizi. Con questo progetto del Campus Italia la pallamano è diventata veramente importante nella mia vita e nella mia quotidianità ancora di più. Giusto pochi anni fa non immaginavo neanche un futuro così, lo prendevo più come un hobby. Oggi invece è molto importante per me. Il sogno di giocatore da pallamano è ovviamente arrivare nella più alta competizione che è la Champions League e giocare un EHF Final Four. Arrivare a vincere un torneo importante per la nazionale, quindi un europeo o un mondiale, sarebbe l'incoronamento di una vita. Sarebbe una cosa come la Champions League. Arrivare così in alto è un sogno
che ho da sempre. Vamos.